Io lo usavo, veramente da poco, poi tu basta, esco di casa leggera, non lascio a casa la borsa, lascio a casa, esco solo col mio telefonino, pago con quello, vado a fare la spesa con quello lì. Sono tornata a casa un quarto d'ora dopo, non avevo comprato niente, non avevo l'euro per il carrello. È vero. È vero. Il denaro si è dematerializzato. Paghiamo con le RID, paghiamo con i bonifici, facciamo un banking, paghiamo col contactless, il contactless. Hai visto come fai il contactless? Che te praticamente appoggi sullo stato, ma non sai mai come funziona, non sai mai se deve uscire uno scontrino, due, se devi digitare il PIN, se non lo devi digitare. Guarda, facci caso, quando viene la cassa tra la commessa e il cliente, ci sono sempre quelle conversazioni che sembrano un film porno senza preliminari. Ti fai con l'orecchio tempo, senti, cosa faccio, l'appoggio? L'appoggio. È vero. Di solito quando l'appoggio qualcosa succede, cosa faccio? Provo a appoggiare dall'altro lato? No, appoggiato da quel lato lì che forse il suo è uno di quelli che vanno sfregati, lo spreghi lei, signorina? No, se lo spreghi da solo, facciamo la vecchia, mettiamolo nella fessura. Sì, è vero. Così. Mio marito quanti anni è rimasto ancora, è stato, non ha più il senso del denaro. Allora, anche per risparmiare, non siamo andati in ferie in Salento, siamo rimasti in Emilia Romagna, perché poi voglio dire, ma diciamoci le cose, ma dove devi andare, ma cosa devi fare, ma è il mare della Romagna, è una roba, come questo qua. Come il nostro. Scherzerete? Il mare della Romagna, il mare della Romagna. Bambini, il mare della Romagna, te puoi girare tutta la Sardegna, non ce l'hanno mai così. No. Che in Sardegna, no, anche in Sicilia, guarda, mi fate pena signora, voi ci avete limpida, chiara, trasparente, te vai alla Baia dello Zingaro, te vedi tutto, vedi lo scoglio, vedi il granchio, vedi il riccio, ma come si fa a fare il bagno così? Ti viene un patema, un'agitazione, cos'è? Da noi, te non vedi niente. Entri tranquilla, ci può essere anche lo squalo bianco, ma chi lo vede? Poi vuoi mettere la comodità anche per una donna, magari non sei riuscita a farti la ceretta, arrivi in spiaggia col pelo della gamba a gambaletto, te entri in acqua, chi lo vede? Poi abbiamo tutte le infrastrutture che in Sardegna se ne scorrono, abbiamo i nostri stabilimenti balneari, i bagni dove c'è tutto, c'è il wireless, c'è il wellness, c'è il fitness, manca solo l'herpes, ma dopo due giorni ti viene quello lì. Abbiamo i nostri salvataggi che con poco poco una donna va al largo, ti raggiungono a colpi di pattino, dicono signora, ma è sicura che lì si tocchi? Tranquillo, si tocca, si tocca. Quando ero piccola io, al bagno 70 di Torre Pedrera, stazione di Rimini, il salvataggio si chiamava Silvano. 35 anni di peli irti, ispidi sul petto, ricci, come il velcro. E sotto la pelle stava sempre l'ombra. C'aveva questi slip rossi, col pacco in evidenza, come una sirena. Io l'ho vista roteare, mi dai. Adesso ci sono questi bagnini salvataggi giovani che stanno sulle torrette di avvistamento come i giudici di Wimbledon. Se arrivi a morire, ora che scendo, sta annegando uno. Hanno i boxer rossi, larghi. Sono tutti depilati, fanno la ceretta, tolgono tutto, braccio, avambraccio, coscia, intercoscia, petto, inguine, spalla, maga, pelo. Ma io dico, se la natura ti ha fatto bello ispido, irto, come un kiwi della Nuova Zelanda. Te perché mi vuoi diventare una rianetta del Trentino? Se perdi il pelo, perdi anche il vizio, perdi. Non mi stancherò mai di dire.
Il pelo per l'uomo è come l'edera per l'architetto, copre i difetti di progettazione. È così. Ma loro ci devono depilare, perché devono fare il tatuaggio, devono essere tatuati. Quindi l'etichettatrice l'ho trovata. Ah sì, sembra lì. Calamarone. No. Dove? Lei signor sindaco, non ha i tatuaggi. La cartoleria lì a... Ma quanto lo spazio? Il cane. Guardi che ce l'hanno tutti, i primi secondo me che hanno cominciato a fare il tatuaggio sono stati i calciatori.